Per settimana sport siamo con Edoardo Grosso, capitano del Molassana. Allora Edoardo, una sconfitta 4-0 forse un po' troppo pesante, ma come ho detto col vostro allenatore, diciamo, ho visto un buon Molassana. Sei d'accordo? Sì, sicuramente. Anche perché fammi fare un plauso soprattutto ai nostri giovani, perché eravamo pieni zeppi visto l'emergenza Covid che comunque ha colpito noi come altre società, però noi eravamo pieni nel 2004-2005, che li ringrazio perché ad ogni allenamento si sono impegnati e sul campo abbiamo dato tutti l'anima. Quindi il 4-0 è un risultato pesante e onestamente sono d'accordo con andare avanti, ma forse in questo momento ne va a discapito delle partite, c'è forse troppa differenza, ecco. Sì, diciamo c'è stata troppa differenza, ma direi non troppo, perché ho visto all'inizio del secondo tempo vi siete spinti in avanti, a un certo punto un vostro giocatore, non ricordo il nome, se riusciva a buttare quella palla dentro su quell'errore difensivo della Pezzanese, forse la partita veniva riaperta. Certo, sì, era Tommaso Farina, un altro 2003 molto bravo, che ora se sente l'intervista si butterà la testa, però... sicuramente abbiamo messo il cuore dentro le scarpe e si è visto, quindi io non posso che ringraziare tutti per la prestazione che hanno fatto. Senti, una domanda. Sì. Allora, una cosa voglio chiederti. Un portiere che diventa attaccante, come mai ti ha spinto questo a questo? Perché, come dice mio papà, la terra è bassa e dura, quindi più si va avanti con l'età. Se no, ero sempre dal massaggiatore a farmi curare, quindi visto che non mi vuol più vedere... Vabbè. Allora ho cambiato ruolo. Vabbè, però tu papà giocava sui campi in erba, me lo ricordo, quando ero ragazzino, io sono tifoso del Genoa, me lo ricordo, giocare. Ok, ti ringrazio, grazie, in bocca al lupo per te e per il Molassana, ciao.